Bene, io innanzitutto vi do il benvenuto a questa lezione di due illustrissimi colleghi, il professor Zobel, ordinario al campus a Roma, e il professor Saba, ordinario a Cagliari. E, prima di cominciare, io mi vorrei scusare con molti specializzandi e vi spiego perché. Purtroppo ho dovuto... Non sono stato in grado questa volta di accogliere tutte le richieste per il corso che comincerà lunedì. Avevo 300 posti, ho avuto quasi 450 domande e io purtroppo a 300 partecipanti mi sono dovuto fermare. Questo è un mia colpa, Scusa, non li ho magari visti. Grazie. Poi... una volta cercheremo di fare qualche altro evento in uno stadio, perché ormai servono gli stadi di questo circuito, di specializziamoci insieme. Tra l'altro vi comunico che saranno 32 scuole presenti, quindi davvero sono molto contento e spero che questo sia, registreremo tutte le lezioni e le metteremo su YouTube. Ecco, a proposito di YouTube, devo dire che è molto frequentato e quindi questa è anche una bella cosa che si va a rivedere le lezioni. Detto questo, io voglio scusarmi anche con il professor Saba, il professor Bruno Zobel, perché purtroppo alle 4:30 devo stare dal mio rettore, però c'è il professor Staglione che continuerà per la discussione. Detto questo, un'altra raccomandazione che faccio è di essere puntuali lunedì, perché noi alle 10 cominciamo. E, ci sarà la festa degli specializzanti, siete 200, mi raccomando, non rompete il locale perché sennò poi mi tocca pagarlo a me. Per quanto riguarda il resto, grazie, grazie ancora e a questo punto do la parola, penso, al professor Zobel che comincerà sull'imaging nei tumori del colon. Grazie Alessandro, ringrazio il professor Carriero per farsi carico di questa bellissima iniziativa che sta andando ormai avanti da tanti anni e che credo stia da tempo ponendo le basi per uniformare un po', la didattica in campo italiano. Saluto anche il professor Scaglione, ringrazio lui per l'organizzazione, adesso ci sentiamo. E Carissimo Bruno. cominciamo subito a entrare nell'argomento. Insieme al professor Saba ci siamo divisi l'argomento tra colon e retto, questo perché, come voi già sapete, le neoplasie sono, diciamo, simili da un punto di vista istologico e anche da un punto di vista delle caratteristiche, però gli organi sono diversi e questo condiziona molto le possibilità dell'imaging e anche le capacità future, poi vedremo piano piano perché. Che cosa è successo negli ultimi decenni? Sono successe tante cose, sia nell'ambito dell'imaging, sia negli altri ambiti. Basta pensare alla genetica, quanto sia entrata prepotentemente nella diagnostica giornaliera. Anche la chirurgia ha espresso, diciamo, possibilità di interventi molto diversificati, soprattutto a livello del retto. Quindi diciamo pure che cercheremo di fare il punto della situazione valutando quella che è la situazione attuale, però non dimenticandoci anche delle altre tecniche di studio che comunque ciascun radiologo deve conoscere. In quei pochi casi in cui ha bisogno di utilizzarle. Evidentemente, rispetto al passato, è cambiato tantissimo. Oggi la diagnosi di questi tumori si fa soprattutto per via endoscopica. L'endoscopia è diventata oramai, interventistica in tutte le sedi, quindi si fa la diagnosi, si effettua la, resezione, se si può, del polipo, se non si può, si effettua la biopsia e quindi poi il passaggio successivo è, demandato alla diagnostica per immagini. Le neoplasie del colon e del retto, naturalmente, scusateci se in qualche modo ci sarà qualche sovrapposizione al professor Saba, ma ovviamente è evidente, cercheremo di tenerle separate, ma
qualcosina ci sarà. Le cause appunto non le conosciamo, anche se gli stili di vita hanno la loro importanza. Oggi sempre più che mai il microbiota intestinale sta assumendo valori sempre più forti, e ovviamente esiste una genetica e una familiarità. Si tratta dei tumori più frequenti dell'apparato gastroenterico, appunto terza neoplasia per incidenza nell'uomo, seconda nella donna, più del 90% sono adenocarcinomi. Si localizzano, diciamo, prevalentemente nel colon, anche se voi vedete qui da questo schema che se sezioniamo poi il colon in diverse porzioni, la prima localizzazione è il retto, separata tra maschi in azzurro e femmine in lilla, poi c'è la localizzazione sigmoidea, poi come terza localizzazione quella del cieco e poi tutte le altre. Di questo tumore, come abbiamo anche di altre tipologie di tumori, per esempio pensiamo al tumore della mammella, conosciamo tutta la storia clinica. Le neoplasie nascono a livello della mucosa sotto forma di iperproliferazione, poi piano piano si creano dei polipi adenomatosi, sessili o peduncolati fin dall'inizio, poi si formano delle displasie, costituiscono le precancerosi e poi piano piano il polipo si trasforma in adenocarcinoma. Quindi è possibile in qualche modo avere una finestra ampia, come succede con il carcinoma della mammella, per effettuare lo screening. In questo screening la diagnostica per immagini è entrata in maniera abbastanza forte. Cosa ci dicono le linee guida per quanto riguarda la diagnosi e la stadiazione e il follow-up? Al di là, diciamo, di uniformare il nostro comportamento a appunto dei suggerimenti accettati a livello internazionale, come sono le linee guida, voi sapete che dal 2017 abbiamo una legge che si chiamava legge Gelli Bianco, che istituisce proprio la necessità di porre a disposizione di tutti delle linee guida, questo perché in caso di situazione, diciamo, di presunta possibilità di discussione con i pazienti ed altri, e quindi possibile denuncia da questo punto di vista, se si seguono queste linee guida, naturalmente non si può essere condannati penalmente per colpa lieve. Ricordiamo, penalmente per colpa lieve, che non vuol dire la condanna da un punto di vista civile al risarcimento e altre cose. Comunque rimaniamo nell'ambito della parte che ci interessa più direttamente. Questa è sono le linee guida del National Comprehensive Cancer Network, che ci dicono appunto, come dicevamo, che la colonoscopia è la tecnica di studio che si utilizza per la diagnosi, seguita da una biopsia su tutto il polipo quando è possibile effettuarlo, o su una parte del tumore quando si effettua diciamo il solo prelievo bioptico, mentre poi successivamente, per quanto riguarda la stadiazione, si distinguono, diciamo, le forme non metastatiche, o che si ipotizzano non metastatiche, da quelle metastatiche, o diciamo le forme, potremmo dire, di basso stadio, di basso grado, rispetto alle forme di alto stadio o di alto grado. Qui si segnala soprattutto l'utilizzo della tomografia computerizzata. La PET-C è utilizzata soltanto in alcuni casi, e poi la risonanza magnetica del fegato, e di questo parleremo dopo. Queste sono le linee guida della Società Europea di Oncologia Medica. Vengono riproposte più o meno le stesse cose di cui parlavamo. Qui entra l'ecografia transrettale per lo studio, diciamo, soltanto dei tumori del retto entro 10 centimetri di distanza dall'ano, ovviamente si ripetono le condizioni che dicevamo. Qui per la stadiazione delle metastasi si precisa meglio che deve essere effettuata con l'ATC, questo perché alcuni in epoca di risparmio volevano effettuarla con la radiologia tradizionale, ed è stato ampiamente dimostrato
che questo non è possibile. E poi ci sono le linee guida dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica che più o meno si sovrappongono. Qui però vedete, anche se queste non sono aggiornate, diciamo al 2023, si cita l'RX torace per l'individuazione delle metastasi polmonari accettabile se in condizioni di urgenza. Vediamo un attimino quali sono le possibilità dell'imaging. Il crisma del colon è un esame che è un po' caduto in disuso, se non altro per le ampie applicazioni che aveva in passato. Vedete le applicazioni del passato, fallimento, incompleta colonoscopia, presenza di diverticolosi o diverticolite, anemia, oppure diciamo melena, dolore addominale, eccetera, eccetera. Naturalmente queste sono tutte superate. Oggi, come voi sapete, questa tecnica di studio si utilizza prevalentemente a pieno riempimento e quindi non con il doppio contrasto come qui è riportata, esclusivamente per i controlli, diciamo, post intervento per altre condizioni particolari. Però è bene che ciascun radiologo e quindi ciascuno specializzando in radiodiagnostica sappia effettuare un crisma del colon sia a doppio contrasto sia a pieno riempimento. Bisogna effettuare in condizioni, diciamo, di elezione una pulizia intestinale, poi somministra un mezzo di contrasto baritato attraverso una sonda rettale. Il paziente viene fatto muovere sul tavolo radiologico per far sì che il bario per via retrograda vada a opacizzare buona parte del colon, poi si somministra aria, o meglio anidride carbonica, perché l'anidride carbonica è meglio tollerata dal paziente e viene ad essere eliminata più facilmente sotto pressione per distendere il colon. A questo punto si esegue per via endovenosa somministrazione di Buscopan che riduce i problemi del paziente ma facilita anche la distensione, e poi si esegue l'acquisizione di radiogrammi panoramici di solito prima e poi mirati in posizione prona, supina, decubito laterale, destro e sinistro in posizione oblique. Come appaiono questi tumori? Perché può anche darsi che qualche volta la diagnosi sia del tutto occasionale. Vedete, il polipo ha dei margini perfettamente regolari, si vede in trasparenza, viene ricoperto da quella piccola quota di bario. Quando lo prendiamo invece, diciamo, sagittalmente al suo asse lungo, si vede, diciamo, il peduncolo e la porzione polipoide, la testa più grande. Qui vedete un polipo sessile, qui incominciamo a vedere una formazione che non ha più le caratteristiche di queste che vedevamo, presenta delle irregolarità periferiche, anche la base di appoggio è irregolare. In questo caso si tratta di un adenocarcinoma. L'adenocarcinoma cresce progressivamente fino a che non va ad occludere completamente il lume intestinale del colon e assume poi l'aspetto, come vedete, del cosiddetto torsolo di mela, quando diciamo l'occlusione è diciamo pressoché completa, non ancora completata. Anche l'ecografia c'è un ruolo, abbiamo detto esclusivamente a livello del retto, esclusivamente per i tumori entro i 10 centimetri. Quale tipologia di ecografia? Ecografia con trasduttore transrettale, ma si preferisce utilizzare dei trasduttori, come vedete, a scansione circolare, che noi di solito non utilizziamo perché preferiamo i più versatili trasduttori convex end file. Questo perché? Perché è possibile, distendendo bene il lume del retto, qui è stato disteso con un palloncino ripieno d'acqua, individuare tutte le porzioni che, partendo, diciamo, dall'interfaccia della mucosa col palloncino, passando per la muscolare mucosa, sottomucosa, muscolare propria e tessuto cellulare lasso perilettale, alternano zone ipoecogene a zone ipoecogene, e quindi in qualche modo è possibile, soltanto per questa tipologia di tumori, effettuare una stadiazione delle diverse forme di invasione e vedere anche la presenza, come vedete, di
linfonodi nel tessuto adiposo periviscerale o, se volete, mesorettale. Entriamo invece nel vivo della diagnostica dei tumori colici. Oramai da tanti anni il vecchio ruolo che era svolto dal clisma del colon, dal clisma al doppio contrasto, è stato preso interamente dalla colonoscopia virtuale. La colonoscopia virtuale è un esame di tomografia computerizzata che viene ad essere eseguito anche qui previa pulizia intestinale, utilizzo di un mezzo di contrasto per os, per le feci residue, per in qualche modo marcare le feci residue. Anche questo si esegue somministrando con sondino rettale CO2, meglio oppure aria, distendendo l'addome, utilizzando il Buscoman per ridurre, diciamo, la motilità del colon, ridurre anche gli effetti dolorosi sul paziente per distendere al massimo il colon. E poi si esegue in questo caso delle acquisizioni, soltanto due acquisizioni, una in posizione prona e l'altra in posizione supina. Qui vedete in basso la distensione che è stata raggiunta. Naturalmente una piccola quota di liquido è sempre presente. Il meccanismo del fecal tagging, cioè della marcatura delle feci, che di solito si effettua con gastrographing, perché ovviamente altri mezzi di contrasto creerebbero altrefatti con la tomografia computerizzata. Il meccanismo è che questo si mescola alle feci, non va a mescolarsi con i polipi e quindi si riescano a distinguere. L'esame si esegue a scopo di screening nei casi in cui c'è familiarità o fattori di rischio, altre tipologie di fattori di rischio in pazienti che rifiutano l'esecuzione della colonoscopia, quindi pazienti in cui c'è una sintomatologia, quindi c'è un forte sospetto di presenza di neoplasia, quindi non soltanto magari sangue occulto nelle feci, ma la melena, alternanza di stipsi e diarrea o altre situazioni di questo genere. Quando la colonoscopia risulta incompleta e inadeguata, incompleta perché per la conformazione del colon non è riuscita a esplorarlo tutto, o inadeguata, spesso accade per difetto di preparazione da parte del paziente, e anche in quei casi in cui la colonoscopia individua una stenosi distale, che può essere sia neoplastica sia non neoplastica, e non riesce a passare oltre la stenosi. Quindi le applicazioni sono molto ampie. Questo è un esame estremamente utilizzato che oggi tutte le radiologie fanno. La tecnica si chiama colonoscopia virtuale perché, grazie a delle tecniche di ricostruzione che sono state tra le prime ad essere utilizzate con i nuovi apparecchi di tomografia computerizzata, sia a singolo strato che successivamente multistrato, consente in pratica di ricostruire il colon disteso e di visualizzarlo come se si procedesse con un visore endoscopico, partendo, diciamo, da una zona distale e viaggiando prossimamente o viceversa. Naturalmente, rispetto alla colonoscopia tradizionale, i colori sono dei falsi colori, quindi questa tecnica può solo essere utilizzata per individuare i polipi e dire se i polipi ci sono o meno. Per tutte le altre applicazioni trova ovviamente nessuna indicazione. Qui vedete un piccolo polipo che viene visto sia con la colonoscopia virtuale sia con la colonoscopia tradizionale. Qui si vede pure bene come i residui fecali circondano la superficie del polipo, e qui si vede che il polipo non ha un'omogenea densità, ma non entrano, ovviamente non si mescolano con la struttura del polipo. Questo invece è un carcinoma, una larga base di impianto, margini notevolmente irregolari, aspetto completamente differente. Queste sono altre due
formazioni poliploidi individuate. Questa diagnosi si è estremamente sviluppata, soprattutto all'inizio degli anni 2000, quindi oramai è diventata ampiamente rutinaria, e si sono sviluppati addirittura dei software aggiuntivi che, oltre a consentire la visualizzazione del colon con l'endoscopia virtuale, utilizzano dei software particolari per conferire il giusto colore qui alle feci di un tipo, qui al polipo di un altro tipo. Come abbiamo detto, non è indicata in tutte le altre tipologie di affezioni di cui parlavamo prima. Esiste anche il colonography reporting data system, cioè la possibilità di effettuare una codifica standard uguale per tutti per indicare se l'esame è normale o se vi sono dei polipi o addirittura delle masse, quindi uno stadio iniziale per uniformare la diagnosi. La tomografia computerizzata, abbiamo detto, è l'esame principe, naturalmente deve essere fatta con tecnica multifasica, e addirittura è un esame che, grazie alle apparecchiature multistrato, raggiunge un'accuratezza diagnostica molto elevata grazie alla elevata risoluzione spaziale. Vedete, qui sono tre casi di diagnosi occasionale di tumori del colon in pazienti che non venivano per questa indicazione. Qui abbiamo un polipo a margini irregolari, quindi una fase del tutto iniziale. Qui abbiamo una forma di tumore che provoca un'intussuscezione, quindi si vede bene il polipo con la testa e il peduncolo, e qui abbiamo invece una forma di adenocarcinoma del colon trasverso, dove vedete vi sono non solo, diciamo, l'interessamento del tessuto adiposo periviscerale, ma anche la presenza di linfonodi. L'esecuzione dell'ATC per questo scopo non ha bisogno di mezzo di contrasto per os. In passato questo veniva utilizzato, ma oggi si è visto che la risoluzione spaziale è sufficientemente elevata per evitarlo. La tomografia computerizzata spesso viene effettuata anche in urgenza, perché in alcuni soggetti, soprattutto anziani, che cosa succede? Succede che si individuano dei tumori del colon discendente occludenti in un paziente che viene per un addome acuto e che, come vedete, dimostra non solo una dilatazione del colon a monte, ma anche la perforazione con aria nel cavo peritoneale. Un altro caso del genere: si trattava praticamente di un tumore vicino alla fessura splenica, diciamo occasionalmente in un paziente che presentava anch'esso un addome acuto. La tomografia computerizzata deve valutare il T, ma come abbiamo visto qui, deve tenere presente anche altri fattori che sono molto importanti ai fini prognostici, che riguardano il grading, che non diamo noi, ma ci dà l'istologia. Più alto grading si associa a una prognosi più sfavorevole, ma anche l'invasione linfovascolare che, come nel retto, deve essere studiata, anche se appunto il colon si muove molto di più e quindi in molti casi non abbiamo la stessa accuratezza che abbiamo con il retto. Qui abbiamo un carcinoma del sigma, sono forme T4, quindi sono forme con invasione del tessuto adiposo periviscerale, un carcinoma del cieco, un carcinoma del trasverso. Qui si vede molto bene la porzione completamente estroflessa. Qui è una forma di tumore piuttosto alto, vedete un grosso ispessimento parietale con iniziali aspetti di infiltrazione del tessuto adiposo periviscerale. La valutazione dell'N deve essere fatta sia su base dimensionale, come con tutte le altre neoplasie, dove non siamo certi che il linfonodo aumentato di volume sia necessariamente un linfonodo metastatico, però si consiglia di segnalare i linfonodi
nel mesentere o per gli scerali di diametro superiore ai 5 mm, oppure i criteri morfologici, quando un linfonodo è disomogeneo a margini irregolari, naturalmente va assolutamente segnalato. Qui abbiamo ancora una volta un carcinoma del sigma con, vedete, interessamente il tessuto adiposo periviscerale, ma anche con linfonodi aumentati di volume a livello mesenteriale. Un'altra forma di neoplasia, in questo caso, scusate, questa è del cieco, questa è del sigma. Qui abbiamo anche qui localizzazioni linfonodali e qui abbiamo addirittura sempre una neoplasia del sigma che ci dà ampie localizzazioni di linfonodi a livello retroperitoneale e a livello dell'ilo epatico. Quali sono le localizzazioni prevalenti delle metastasi dei carcinomi del colon retto? Qui abbiamo uno studio recente cinese, ma che ovviamente fa riferimento per tutti. La prima localizzazione è il fegato, seguito dai polmoni, seguito dalla localizzazioni peritoneali. Diciamo che nel fegato, lungo tutto l'arco della vita del tumore del paziente, il 50% dei pazienti presenta localizzazioni epatiche. Se invece parliamo di localizzazioni epatiche sincrone alla diagnosi del tumore o localizzazioni polmonari sincrone, questo valore scende di molto e si attesta intorno al 18% come valore massimo per le metastasi epatiche, al 5% per le metastasi polmonari. Qui vedete come nel corso di questo studio, questo è uno studio olandese su un numero molto grande di pazienti effettuato per un certo periodo di tempo, vedete che nel corso degli anni è aumentata la quota di pazienti in stadio quarto. Questo si deve soprattutto al miglioramento delle tecniche di diagnostica per immagini che riescono a individuare sempre di più queste alterazioni. La tecnica di studio, ovviamente, per la valutazione delle metastasi è una tecnica multifasica, deve essere particolarmente accurata a livello del fegato. Se non abbiamo la possibilità, in casi particolari, di effettuare una tecnica multifasica, dobbiamo fare almeno la valutazione in fase portale, perché è quella, diciamo, che ci dà la maggiore accuratezza, anche se in alcuni casi la fase arteriosa è importante, come vedete in questo caso, dove caratteristicamente c'è una zona periferica che capta il contrasto in fase precoce, in fase, diciamo, successiva, un attimo già in fase portale, quindi un attimo prima della fase tardiva, si perde questo effetto. Poi abbiamo altre tipologie di localizzazioni di neoplasie. Queste tre immagini guardavano lo stesso paziente. Qui vedete la neoplasia primitiva a livello del colon discendente. Per quanto riguarda le localizzazioni polmonari, come abbiamo detto, qualcuno pensava di poter, tra virgolette, risparmiare sostituendo la radiografia del torace a lo studio in TC, che oltretutto è uno studio abbastanza comodo perché si fa una stadiazione completa, quindi far fare soltanto una parte della stadiazione al paciente in TC e poi fare la valutazione del torace con la radiografia è anche il non senso. Comunque i dati della letteratura sono del tutto contrari. La radiografia del torace ha identificato meno del 50% delle metastasi presenti in questo studio del 2016, in quest'altro studio del 2013, che ho portato perché notevolmente interessante. Esistono ovviamente una notevole quantità di noduli polmonari, non ne parliamo dei micronoduli polmonari, che vengono rilevati con la tomografia computerizzata. Allora è interessante capire qual è la percentuale di noduli polmonari che sono metastasi vere in corso di stadiazione di pazienti col carcinoma del colon retto. Sono l'1%. Sono l'1%. Quindi tenete presente che la stragrande maggioranza di questi casi sono noduli benigni. Naturalmente, poi sappiamo come bisogna procedere in questi casi. I noduli di piccole dimensioni devono essere seguiti nel tempo. Non è possibile farci aiutare dalla PET
perché il nodulo deve avere almeno 10 mm di diametro per avere la possibilità che la PET lo valuti come diciamo ad alto metabolismo oppure no, e quindi le cose di solito vanno avanti con i controlli a distanza con tomografia computerizzata. L'altra tipologia di metastasi sono le localizzazioni peritoneali, vedete 5-8% le sincrone, fino al 19% le metacrone, però vedete all'autopsia fino all'80%. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che nonostante questi passi enormi che abbiamo fatto con la diagnostica per immagine, ancora non riusciamo a vedere tantissime cose. Quindi quando le vediamo sono certe, se non le vediamo non possiamo escludere che ci siano. Le localizzazioni peritoneali sono più frequenti con le forme di carcinomi mucinosi, quindi sia gli adenocarcinomi mucinosi sia i carcinomi con cellule ad anello concastone che accumulano mucina nel loro citoplasma, e qui abbiamo diversi casi. Qui c'è un mental cake con localizzazioni multiple, qui abbiamo piccole localizzazioni multiple anche qui che stanno andando verso lo mental cake, qui abbiamo la presenza di una metastasi che dovrebbe essere qui, io non vedo bene per la situazione, guarda, vedete? Vabbè, insomma, scusate, ma forse questo si può spostare. Ecco, no, non era qui, ma era qui, collegata a versamento ascitico. Allora, riportiamo questo in alto e andiamo avanti. Ancora, invasioni perivescicali e metastasi ossee in questo caso, qui vedete la vescica e il tumore. Metastasi più rare, qui il tumore del sigma e la metastasi a livello del surrene di sinistra, e qui l'unica cosa che ho portato gli interventisti è giusto per fare un rapido accenno, l'interventista in campo oncologico può essere molto utile, per esempio come in questo caso si trattava di una metastasi sternale che aveva già subito un trattamento con radioterapia, che è la via di scelta preferenziale nei pazienti oligometastatici a livello dell'osso, però la radioterapia non era riuscita a arrestare il dolore, diciamo, durante le prime somministrazioni. Quindi, per questo motivo possiamo pensare di ricorrere alla chirurgia interventista, e grazie alle ablazioni, può essere termo, come in questo caso, crioablazione, e poi al successivo riempimento dell'alterazione procurata con il cemento, può dare una palliazione molto veloce, estremamente efficace. Nel follow-up, ancora una volta, è la tomografia computerizzata l'esame principe. Qui abbiamo una grossa recidiva neoplastica peritoneale con metastasi epatiche. Qui abbiamo una recidiva in sede di anastomosi ileocolica in questa zona. Qui si vede praticamente l'invasione a livello della recidiva. Questa è una recidiva invece a livello di anastomosi colorettale, associata anche in questo caso ad ampio versamento ascitico. Due parole sulle metastasi epatiche e sul ruolo della risonanza magnetica. La risonanza magnetica ha ruolo soltanto perché ha una maggiore accuratezza nell'individuare le metastasi epatiche. Questo è stato valutato da diversi studi, sia in generale, sia in caso di steatosi epatica, purché si utilizzi la risonanza magnetica con mezzo di contrasto epatospecifico. Qui abbiamo alcuni casi, lesioni multiple con epatospecifico non viste, perlomeno le più piccole, con l'ATC. Qui vediamo l'ATC non vede queste due lesioni molto evidenti, e così via. È partito uno studio multicentrico l'anno scorso con 17 centri per circa 300 pazienti, che nell'ipotesi che si era stata fatta sulla base dei dati ottenuti, si pensa che la risonanza magnetica del fegato possa modificare l'approccio nel 10% di questi pazienti, quindi da non trascurare. Altri aspetti molto importanti per chi ha voglia è la caratterizzazione delle metastasi con la risonanza magnetica, che è migliore di quella con l'ATC. Qui vedete la reazione desmoplastica periferica, l'istologico relativo, la necrosi centrale, l'istologico relativo, la fibrosi centrale che
prende contrasto in fase tardiva con l'istologico relativo. Questo è un esame senza contrasto. L'aspetto ad alto segnale nell'immagine delle due pesate della mucina è l'esame istologico relativo. Che spazio ha la medicina nucleare, in particolare la PET-CTC? Non parliamo della PET-RM perché ovviamente la PET-RM, a parte che ha pochissimi posti dove è stata installata, ma si avvale degli enormi vantaggi dell'RM, soprattutto a livello del retto, è utile per valutare la risposta alla chemioterapia nel caso di sospetta ripresa di malattia e anche a fini prognostici, perché il valore del SUV massimo, sia nella fase iniziale della terapia, sia dopo controlli effettuati dopo chemioterapia, ha un valore molto importante a fini prognostici. Più è alto, più il carcinoma è metabolicamente attivo e quindi biologicamente aggressivo. Un piccolo carcinoma dell'aceto, questa invece una recidiva dopo rimozione del colon ascendente con metastasi linfonodali epatiche, come vedete qui, e peritoneali. Quindi, quali sono le conclusioni che possiamo trarre? Diciamo che il ruolo preponderante svolto dall'ATC multistrato ci dà la possibilità soprattutto di guidare il trattamento, di separare i pazienti che vanno direttamente a trattamento chirurgico, perché può essere risolutivo, dalle forme localmente avanzate, che invece devono andare a trattamento chemioterapico, oppure dalle forme metastatiche vanno allo stesso tipo di trattamento. Quindi si utilizza a 360 gradi, abbiamo visto con lo screening, anche nella tecnica di endoscopia virtuale. La RM epatica con contrasto epatospecifico però è necessaria soprattutto nei casi di valutazione pre-resezione chirurgica, perché il chirurgo che deve effettuare un intervento di resezione deve essere certo che le metastasi siano quelle identificate dalla TAC e non ce ne siano altre di più picche. Sulla PET-TC abbiamo appunto parlato. Bene, vi ringrazio. Grazie infinite Bruno, bellissima, mentre Luca magari carica le sue diapositive. Bellissima relazione, molto chiara e ricca di semeiotica, proprio questo è un po' anche la mission di questi corsi. Mi ha fatto molto piacere che tu abbia ribadito una cosa, cioè il fatto che gli specializzanti devono saper fare il crismo pacco. Perché purtroppo adesso siamo tutti pieni delle nuove tecnologie, ci dimentichiamo la tradizionale e purtroppo lì dobbiamo battere noi docenti perché è un percorso didattico in evoluzione, quindi benissimo tutte le nuove tecniche, fondamentali anche le vecchie. Non so se Mariano vuol fare un commento, intanto Luca Sì, può parlare. mi unisco sicuramente ai complimenti per la bellissima lezione, veramente piena di tanti spunti. Io, se abbiamo un minuto, volevo chiedere, ho capito bene che ogni tanto fate anche la coloscopia virtuale in urgenza? Ho capito bene, Bruno? No, la coloscopia virtuale d'urgenza no. Vabbè, questo non No. l'avevo. Sono capitati, come penso anche a te, molti casi di tumori via pronto soccorso legati Sì. a acuto e altre situazioni. No, la coloscopia virtuale d'urgenza non si fa perché è un esame di screening, quindi se c'è un tumore già accertato si viaggia tranquillamente con l'ATC tradizionale, con l'ATC Normale, perfetto, perfetto, perfetto. Poi ti tradizionale. chiedo un'altra cosa dopo. Io in quello che ho detto. Benissimo, complimenti e grazie. Scusate, devo fare una domanda. I ragazzi di Genova ci sono? Ci siete? Le domande le faremo noi da Novara. Ci siamo. Ci Ci siete? siamo. Ci siamo. Ragazzi, mi raccomando, le domande le avete preparate? Ma facciamo tutte figure che poi ci giochiamo il nord. Va Bene. bene. A questo punto lascio la palla a Luca e a Mariano. Prego, Luca. Grazie Alessandro, grazie Mariano, grazie in Ciao, Luca. particolare a Bruno che con la sua lezione mi consente di entrare nell'argomento che è in completamento ma comunque differente perché parlando di rectal cancer
utilizziamo alcuni principi rispetto a quello che ha già detto il professor Biamonte Zobel, ma contemporaneamente ci sono una serie di peculiarità. E prima di partire dobbiamo ricordarci rapidissimamente la peculiarità anatomica. Parliamo di una regione estremamente specifica e corta, tutto sommato, dello spazio. Un retto normalmente misura dei 12 ai 16 centimetri e da un punto di vista anatomico dobbiamo ricordarci che il terzo superiore è intraperitoneale, il terzo medio è retroperitoneale, mentre invece il terzo inferiore è extraperitoneale. Questa prima distinzione da tenere a mente è importante perché ha una serie di riflessi da un punto di vista chirurgico. Come per comodità classificativa noi distinguiamo un retto basso, medio e alto. I primi 5 centimetri sono un retto basso, dai 5 ai 10 centimetri un retto medio e infine dai 10 ai 15 centimetri un retto alto. Prima di entrare nella tecnica interpretativa, partiamo da un punto di base, quello che è lo staging delle neoplasie rettali. Attualmente si fa sostanzialmente con due tecniche: l'ecografia endoscopica, che è raffinata, ma ha una serie di problemi nella definizione dei tumori T3, T4, nell'identificazione di quella che è l'invasione murale extravenosa e nell'identificazione dei linfonodi, e con la risonanza magnetica. Ovviamente io mi concentrerò di più sulla risonanza magnetica, partendo dalla tecnica. Per ottenere un buon esame di RM, cosa bisognerebbe fare? Prima cosa, la scelta delle sequenze. L'analisi dei tumori rettali è sostanzialmente un'analisi morfologica, quindi la letteratura scientifica e anche un po' l'esperienza converge sul fatto che ci vogliono sostanzialmente 3T2 su piani sagittali, coronali e assiali, obliquate, vedremo il concetto di obliquamento, cosa si intende, proprio per avere la massima definizione morfologica della neoplasia. Poi ci sono sequenze che hanno un senso differente, come le T1, le T1 soppresse e dopo mezzo di contrasto T1, T1 soppresse e le acquisizioni in diffusione. Il mezzo di contrasto e la diffusione servono per identificare l'alterazione in termini di carico di enhancement o di densità cellulare, diffusione in particolare la densità cellulare. La mappa di diffusione, vedremo, sarà molto utile per riconoscere i linfonodi, non necessariamente patologici, ma per avere a colpo d'occhio una mappa dell'assetto linfonodale, e quindi un piccolo core di sequenze che di base fa restringere l'esame come tempistica a circa 35 minuti. Se si ha a disposizione un 3 Tesla con ottimizzazione, ovviamente usare un 3 Tesla incrementa quella che è la risoluzione spaziale e la qualità. Devono essere a quel punto, e sono possibili, acquisizioni che non sono più bidimensionali ma tridimensionali. In particolare, per esempio, noi applichiamo con buoni risultati le tridimensional, le T1 SPIR dopo mezzo di contrasto e per mezzo di contrasto. Prerequisito per ottenere un buon esame per lo studio del retto è che il paziente sia bloccato da un punto di vista della motilità intestinale, e quindi dare dei bloccanti come il Buscopan, per esempio, o analoghi. A quel punto inizia la tecnica vera e propria, quindi identificare i piani anatomici corretti, degli spessori in termini di slice thickness, vi ho detto, almeno 3 mm, se possibile tridimensionale isotropico millimetrico, e ricordarsi di un aspetto fondamentale, il concetto di angolazione. I piani devono essere paralleli e perpendicolari all'asse viscerale. Se in questo momento noi stiamo guardando una neoplasia, l'asse viscerale neoplastico è quello identificato dalla freccia gialla e ci deve essere una perpendicolarità rispetto all'asse. Questo consente di identificare la neoplasia in modo perfettamente corretto e non magari vederla obliquata, e questo genera degli artefatti. In questo caso la perpendicolarità ci consente di distinguere abbastanza bene questa breccia nei confronti dello strato T2, che indica lo strato muscolare con estensione extramurale. Questo poi è una neoplasia con una particolarità, perché è un ipersegnale T2 molto marcato che identifica la componente mucinosa. A questo punto ci spostiamo paralleli all'asse maggiore del viscere e vedete come la neoplasia ritorna molto ben visibile, si notano molto bene le aree di sconfinamento. O ancora, questo è un altro caso, stiamo parlando di una neoplasia del retto alta, qui siamo a circa 10 cm dal margine anale, e ovviamente ci dobbiamo posizionare perfettamente paralleli all'asse neoplastico, per poi andarlo a studiare perpendicolare. Vedete come il mesoretto e la fascia mesorettale risultano molto ben visibili e molto ben centrati. Differenza pratica, se noi
oblichiamo o non obliquiamo. In rosso, e tratteggiato in rosso, vedete un esempio di mal corretto posizionamento dei piani di acquisizione. In questo caso sembra di vedere il viscere direttamente a contatto con la prostata, con la fascia mesorettale, poi direttamente in prostata, cosa che, se venisse applicato un corretto piano di acquisizione, risulta non più evidente. Si nota la componente adiposa di clivaggio, che ci dimostra quanto sia importante questo piccolo aspetto. Una volta acquisito correttamente l'esame, si deve fare l'analisi in termini di TNM, quindi capire che tipo di tumore abbiamo di fronte. Perché è particolarmente importante? Perché la tecnica chirurgica in particolare, anche quella radioterapica e chemioterapica, ma prevalentemente quella chirurgica, si è raffinata con diverse ramificazioni di intervento che variano in rapporto a come noi classifichiamo correttamente la neoplasia del retto. Pertanto classificare un tumore T3C implica un tipo di intervento e un approccio che è differente rispetto a un T3A, e non è così banale cogliere alcune differenze. Qui vedete grossolanamente quello che è l'approccio in termini di criterio per il trattamento in rapporto al tipo di staging che noi stiamo andando a vedere. E in rapporto al tipo di staging ovviamente si associa un rischio che può essere basso, intermedio o alto. Grossolanamente questo è uno schema di classificazione che ci dimostra così un T1, un T2, un T3, un T4. Un T1, lo vedremo in seguito, è una neoplasia che è sostanzialmente confinata alla mucosa viscerale e che tocca la sottomucosa. Il fatto che arrivi alla sottomucosa è fondamentale perché, come vedete, a livello della sottomucosa del retto ci sono già polivascolari e linfatici. Quindi noi stiamo parlando di una neoplasia che ha già potenzialmente un'attività. Se siamo confinati alla mucosa stiamo parlando di un TIS, di un tumore in situ. Man mano che andiamo avanti, come strati, c'è lo strato muscolare composto da due strati, uno strato più interno di cellule muscolari lisce e circolari e un altro longitudinale. È interessante ricordare che il retto non ha uno strato di sierosa, quindi un tumore che supera la muscolare, la subsierosa è uno stratellino molto fine di connettivo, quindi una volta che supera muscolare e subsierosa, che è insito nello sconfinamento della muscolare, non c'è più la sierosa a fare contenimento, quindi quella che è la diffusione è molto molto più importante. Quindi c'è un crollo in termini di outcome se si passa da un T2 a un T3, proprio per questo motivo. Guardate l'istopatologia, questa è la mucosa, una submucosa abbastanza importante, qui ci sono contenimenti vascolari, i due livelli a livello della muscolare, strato interno circolare, strato più esterno longitudinale. Altro esempio, qui si riconosce molto bene nella sottomucosa un vaso. È ovvio che se il tumore sconfina ed entra a contatto con l'invasione, quindi c'è un interessamento angiogenico, si sviluppa una probabilità di interessamento secondario più alta. Quindi come schema ricordatevi T1, T2 confinati però all'interno della parete rettale, quindi includendo lo strato muscolare, T3 estensione oltre lo strato muscolare, quindi nel grasso mesorettale. E qui viene operata una classificazione che dice T3A, uno sconfinamento finissimo, meno di un millimetro, T3B, 1,5 mm, T3C, 5-15 mm e infine T3D, oltre 15 mm. Vedete, man mano che si prosegue, T4 indica che c'è un interessamento della riflessione peritoneale, T4B, interessamento agli organi viciniori. Guardiamo un preparato anatomico. Quello che vedete come strato circolare molto ben visibile, indicato dalle linee gialle, è lo strato muscolare. In questa neoplasia è completamente integro. Questo anello di muscolo è assolutamente non interessato dal processo neoplastico che è questo. Questo è un grande polipo villoso con verosimile interessamento della subsierosa. Stiamo guardando della submucosa. Stiamo guardando un T1 e se guardiamo una risonanza magnetica questa condizione si distingue bene. Questo è un tipico T1. Perché diciamo che è un T1? Perché lo strato muscolare si mantiene in modo continuo, perfettamente e fortemente ipointenso. Non c'è nessuna anomalia, come vedete nelle frecce, qui stiamo guardando lo strato muscolare, non c'è nessuna anomalia a livello di questa ipointensità di segnale. Quindi la neoplasia, come in questo caso, rimane confinata alla submucosa, ma l'interessamento dello strato muscolare di muscolaris propria è preservato.
Col T2 capitano cose ben diverse. Guardate lo strato. Qui l'anello circolare si riconosce, ma in corrispondenza delle frecce gialle c'è evidentemente uno sfondamento del processo neoplastico che oblitera la componente muscolare. Come si vede in risonanza magnetica? Si riconosce come una tenue iperintensità relativa di segnale. La neoplasia è una neoplasia che non ha un basso segnale, il segnale è intermedio-alto quando guardiamo una neoplasia rettale. Non è altissimo se non è mucinoso, però, come vedete indicato dalla freccia, c'è una certa iperintensità e non si riconosce più la forte ipointensità dello strato muscolare. Questo fa capire che ci troviamo di fronte a un T2. Ovviamente il T2 implica un assetto terapeutico differente. Guardate qui, non si vede più, non c'è più l'ipointensità della muscolare e quindi lo riconosciamo come un T2. Normalmente queste neoplasie T1 e T2 vanno dritte a chirurgia, non dovrebbero e non fanno generalmente protocolli di chemioradioterapia. Qual è il problema? È un problema di diagnosi differenziale fra T2 e T3 ed è che si possono essere neoplasie come questa. Guardate queste spicolature che si vedono là dove c'è, questa è una neoplasia sostanzialmente circonferenziale, qui non si riconosce l'ipointensità di segnale del muscolo, qui si vede, qui per esempio era preservato lo strato muscolare, qui non più si vedono queste spicolature. Cos'è quello? Un tumore che si sta estendendo nel mesorretto, quindi diventa un T3 e misuriamo per quanto, T3B, C, oppure sono spicole, spicole di effetto desmoplastico, quindi quella reazione che i tessuti sani attuano nei confronti di una neoplasia che si sta espandendo. In questo caso l'analisi del pezzo ex vivo ci dice che è un effetto desmoplastico e vi dico che non è facile distinguere un effetto desmoplastico da una T3 vero. Ci sono alcuni elementi che ce lo possono far dire. Normalmente il T3 vero, quindi quando c'è lo sfondamento dello strato muscolare, fa gettonature o effetti simili gettonature. La spicolatura dà effetto desmoplastico invece un pochino più fine, come in questo caso, se guardate l'istologia, queste sono spicule desmoplastiche. E questo è il correlato RM. T3 la muscolare è stata sfondata, può essere sfondata in un punto o come in questo caso completamente. Qui non c'è un punto della muscolare integra, è una neoplasia circonferenziale substenosante che ha invaso completamente il comparto muscolare, si estende estensivamente nel mesorretto, va avanti, tocca la fascia mesorettale. Qual è il correlato di imaging RM? Prima di guardare l'imaging RM, guardiamo un esempio istologico. Questo è lo strato muscolare, questa è la neoplasia che sfonda. Vedete, muscolare, muscolare, neoplasia che ha sfondato. Questo è mesorretto, grasso, completamente infiltrato. Si vede in questo modo. Questo è un tipico T3, questa è la componente muscolare integra, ipointensità di segnale ben visibile. Qui c'è la neoplasia. Qui viene completamente eroso questo strato di iposegnale T2 e si riconoscono non solo spicole, ma proprio queste gettonature. Vedete, questa è una gettonatura, area di sfondamento, aspetto abbastanza tipico di un T3. T3, come vi ricordo, è classificato in A, B, C e D in rapporto a quanto in profondità entra nel mesorretto. Ovviamente, più va avanti nel mesorretto, più si rischia di trovare il marker anatomico estremamente importante che è la fascia mesorettale. Quando la neoplasia è un T3 e arriva a meno di 1 mm dalla fascia mesorettale, si considera la fascia mesorettale come interessata dal processo di interessamento. Il punto è, nella pratica, quanto siamo affidabili nel misurare lo sconfinamento a livello del mesorretto? Non è facilissimo, sono stati fatti alcuni studi, si è visto che il rapporto e la correlazione fra più reader, fra risonanza magnetica e misura istopatologica è abbastanza buono, equivalente, sono studi a 0,5 mm. La verità è che chi conduce questi studi fa centri ad alto flusso, vede moltissime neoplasie del retto e ha un buon occhio. Non è detto che l'operatore medio abbia lo stesso livello di inter-observer e di efficienza da questo punto di vista. Esempio tipico di un tumore T3 CD, forse qui ancora la fascia mesorettale non è presa, la neoplasia è evidente che ha sconfinato molto in avanti. Un T3 CD fa chemioterapia e radioterapia prima dell'intervento. Vediamo un attimo meglio la fascia mesorettale. Fascia mesorettale, quindi, è un ulteriore livello di barriera,
che noi riconosciamo molto bene, ha caratteristiche anatomiche interessanti, perché è circolare nel retto più basso. Man mano che che saliamo verso l'alto nel retto, la fascia mesorettale non è più circonferenziale, ma è prima semicirconferenziale posteriore, poi scompare perché entra anatomicamente quella che è la riflessione peritoneale. Qui vediamo esempi di neoplasia, come nel caso a destra, T3, che sta avanzando, c'è una distanza misurabile rispetto alla fascia mesorettale, e ricordiamoci che quando si fa la escissione mesorettale totale, tutta questa parte completamente viene scissa. Quindi, facendo una freccia, ricordatevi che è tutta questa componente che viene presa. E questo è un aspetto che il chirurgo chiede in modo molto attento, perché per lui cambia quello che è l'approccio chirurgico. Sapere che c'è un interessamento di fascia mesorettale implica una procedura che è differente. Guardate questo caso, questo è un caso molto interessante, perché qui persisteva un certo contenimento a livello dello strato muscolare, e qui lo strato muscolare è sfondato, si vede contatto di questo polo con la fascia mesorettale. Qui siamo molto in basso, man mano che il retto va verso il basso si rastrema, quindi lo spazio del mesoretto diventa sempre più piccolo, è molto più facile il contatto con la fascia mesorettale. Arriviamo infine alla distinzione in T4A e T4B. T4A è il contatto con la riflessione peritoneale, quindi stiamo parlando di neoplasia alta, e T4B sconfinamento agli altri organi. Qui si vede molto bene la riflessione peritoneale, sono tutte visualizzazioni che noi otteniamo, come avete visto, con le T2, e la T2 è la sequenza cardine perché è molto morfologica, e si vede perfettamente una neoplasia del retto che sconfina e tocca la riflessione peritoneale. Quando noi refertiamo, ricordatevi, descrivete sempre il rapporto della neoplasia rispetto alla riflessione peritoneale, perché questo vi dice e dice al chirurgo se stiamo parlando di un intra o extra peritoneale, e anche qua la tecnica cambia, quindi neoplasia posizionata al di sotto, a cavaliere oppure cranialmente rispetto alla riflessione peritoneale. Questo è un caso tipico, vedete qua la neoplasia, una tipica T3, la riflessione peritoneale, e questa è una neoplasia a cavaliere rispetto alla riflessione peritoneale. In quest'altro caso, quello completamente a destra, qui si riconosce la riflessione peritoneale, la neoplasia è questa, ed è chiaramente posizionata al di sotto della riflessione peritoneale. E tutto questo poi, in ambito di stadiazione, si arriva al T4B, cioè la neoplasia ha interessato organi vicini. Qui ovviamente è un'analisi per certi versi più facile a livello degli organi craniali, quindi si vede la neoplasia che va verso le vescicole seminali, verso la prostata, o verso la vagina, o verso l'utero. Diventa un po' più fine e complesso l'analisi, però è dedicata, a livello delle neoplasie del retto basso, quindi il rapporto sfintere interno-estenso, elevatore dell'ano e fionda puborettale. Completano la classificazione standard le analisi linfonodali. Lo staging è semplice di base, N0 non ci sono linfonodi sospetti, N1, 1-3 linfonodi sospetti, N2 oltre 4 linfonodi sospetti. Le classiche stazioni di interessamento che si controllano sono quelle mesorettali, quindi quelle proprio circondate dalla fascia mesorettale, e quelle presacrali. Poi ci possono essere interessamenti che possono essere quelli mesenterici inferiori, rettali, iliaci comuni, iliaci esterni e così via. Ma di classificazione N consideriamo mesorettale e presacrale. Se interessano linfonodi in sede più distante diventa quello un M1, quindi stiamo già parlando di metastasi linfonodali. Definizione del linfonodo. La dimensione non è un buon discriminatore. Sono altri tre criteri che si devono considerare: la forma, il bordo e il segnale. Guardate in basso questo linfonodo. Questo è un classico linfonodo rotondeggiante, quindi forma non positiva. Il bordo è sfumato, vedete che irregolare e zigrinato, e si riconoscono due componenti. Qui una un po' più ipointensa e qui una un pochino più iperintensa. Indipendentemente dalla dimensione, ed è un linfonodo anche grande, questo è un linfonodo che ha tre caratteristiche su tre per malignità. Quando ci sono tutte, o almeno due sono presenti anche nei linfonodi più piccoli, la sensibilità è dell'85%. Ricordatevi un criterio semplice. Se guardiamo linfonodi con un asse corto sopra i 9 mm, sempre sospetti. Fra i 5 e i 9 mm, almeno due di questi criteri. Sotto i 5 mm, se ci sono tre criteri in ordini distinti, eterogeneo, rotondeggiante,
quel linfonodo probabilmente che un linfonodo di natura secondaria. La mappa di diffusione non è tanto sensibile per dirci sto guardando un linfonodo neoplastico o non neoplastico, ma è utilissima per un altro motivo, perché ci marca tutti i linfonodi, quelli patologici e quelli non patologici. Quindi ci dà una mappa che noi possiamo considerare per orientarci e andare a distinguere quello che può essere patologico o meno. Ultima caratteristica di semiotica che dobbiamo repertare, l'invasione extramurale vascolare. Questo è un reperto che conoscevano gli istopatologi, descritto oramai una cinquantina d'anni fa, la risonanza ce lo fa rivedere bene in vivo. Questo è un vaso, vedete che è un vaso però strano, ha ipersegnale all'interno, ipersegnale di tipo neoplastico, è scampanato, è bello grande, lì la neoplasia è entrata dentro il vaso, lo sta pian piano aprendo e si sta estendendo lungo questo vaso. L'envio è un problema perché la sensibilità dei radiologi è dimostrata essere abbastanza bassa, quindi l'inter-observer agreement non è buono, però gli autori hanno un po' esplorato questo problema e hanno identificato dei metodi. Quando si vede un vaso che si sta scampanando mentre arriva, o un vaso che non si scampana, ma un segnale di tipo neoplastico, quindi una tenue iperintensità di segnale all'interno, beh, a quel punto probabilmente si sta guardando un ENVI. Ricordatevi che è considerata ENVI, attenzione, di un marcatore di pessima prognosi un ENVI, anche questo aspetto pseudonodulare che si può riscontrare lungo i vasi, come in questo caso o nel caso precedente. Poi c'è un criterio o una classificazione di rischio ENVI che è abbastanza semplice. Se la neoplasia è un T2 ed è dall'altro lato del tumore, rischio ENVI 0. Se invece la neoplasia è omogenea al vaso, il vaso appare scampanato e con un ipersegnale, quasi sicuramente stiamo guardando un ENVI. Questo è un grado 3, per esempio. E ancora quest'altro, dove si vede proprio una nodulazione che intercetta il vaso, è un grado di tipo NV4, come anche in quest'altro caso. Ultima nota, perché vedo sono le 5, ricordatevi che una quota di neoplasie 15-20%, dipende dalle serie, può essere caratterizzata da questo forte ipersegnale. Questo ipersegnale tipicamente caratterizza il tipo mucinoso, non è un segnale un po' alto, come vi ho detto prima, questo è proprio segnale iperintenso molto molto marcato. Questo è un tumore mucinoso, vedete che ha obliterato lo strato muscolare, si estende a livello del grasso mesorettale in T3B. E con questo, se il mio moderatore, professor Scaglione, è d'accordo, interrompo perché vedo sono le 5. Benissimo, grazie professore Sabba, grazie Luca, per la bellissima ed esaustiva relazione con la risonanza magnetica. Ora passerei le domande ai giovani di Genova. Buongiorno. Buongiorno. Anzi, volevo fare una domanda sul referto, su come strutturate il referto nella risonanza magnetica del retto. Cioè, riuscite a seguire una refertazione strutturata secondo il TNM oppure no? Sì. Bruno, se mi permetti rispondo prima io a questa domanda, avendo noi facciamo parte di un PDTA del colon retto e per nostra policy interna scriviamo il TNM alla fine del referto, quindi utilizziamo tre parametri che sono T3B o quello che è, MRF più, perché diamo il dato della fascia mesorettale, stato N. Non facciamo l'M a meno che non vediamo un M di tipo metastasi, tipo una lesione ossea. Quello va su stadiazione con la tomografia computerizzata a body. Okay. Grazie. Prego. Altre domande? Salve. Io volevo sempre chiedere una cosa sulla risonanza del retto. Cioè, avevamo visto in un articolo di Radiographics che ormai il contrasto è superato nella stadiazione, cioè che bastano le sequenze di base, soprattutto la T2, le sequenze morfologiche, la diffusione. Però poi, magari ruotando in altre sedi della rete formativa, vediamo che in realtà il contrasto magari si fa. Quindi volevamo chiedervi se il vostro è un volume ad alto centro, non lo fate mai il contrasto, ci sono comunque dei casi in cui si fa anche in stadiazione. Grazie. È un'ottima domanda, è assolutamente vero che il contrasto nella gran parte dei casi è assolutamente ininfluente. Tant'è che se arriva un paziente che per mille motivi non aveva gli esami del sangue e o
non ha fatto una preparazione essendo allergico al gadolinio, noi facciamo l'esame senza mezzo di contrasto e non abbiamo problemi di refrattazione. Per protocollo noi lo facciamo di routine comunque perché abbiamo alcune linee di ricerca che confrontano il pre-post contrasto in termini di chemioradioterapia e vogliamo vedere l'abbattimento in termini di captazione e contrasto grafica. Di routine, però, se lei fa una stadiazione retto senza mezzo di contrasto, non ha problemi, glielo confermo. Benissimo, benissimo, benissimo. Altre domande? Sì, io salve, volevo chiedere, per quello riguardo il parametro T del tumore del retto, data diciamo anche la difficoltà a volte di determinare un T2 o addirittura insomma di non vedere bene un T3A, viene poi effettivamente fatta un'ecoendoscopia o basta il risultato istologico con la biopsia per determinare questo parametro? Allora, le dico, nella nostra esperienza viene sempre fatta una ecoendoscopia. Noi la effettuiamo nel nostro centro, non viene fatta da noi, viene fatta dalla chirurgia del colon preliminarmente all'esame RM. Però le serie di letteratura dicono che la sensibilità della risonanza magnetica nel distinguere un T2 e T3 su operatori esperti è abbastanza alta, quindi teoricamente si potrebbe bypassare. Ok, grazie. Prego. E avremo ancora una domanda. Lei ha specificato che per i linfonodi del retto, sotto i 5 mm prendete in considerazione tre parametri. Voleva sapere se tra questi, cioè oltre a questi, tenete in considerazione anche la restrizione in diffusione, perché è un parametro che invece noi consideriamo abbastanza, oltre ai margini, il segnale. No, non lo considero. Che apparecchio No? avete, Genova? Che apparecchio avete? Ma ruotiamo su diversi ospedali, quindi in ogni ospedale c'è una risonanza diversa di un. E quindi voi utilizzate sempre questo parametro indipendentemente dall'apparecchio, cioè lavorate su apparecchi eccellenti da tutte le parti. No, infatti per questo volevamo capire quale fosse, cioè se fosse opportuno tenerlo in considerazione oppure no. A mio giudizio no, però non so Bruno se tu la pensi così, io non lo considero. No, anch'io la penso come te. Per quanto riguarda il contrasto, noi lo facciamo di routine, ma semplicemente sono d'accordo con te perché noi facciamo i controlli post-radiochemio e quindi in qualche modo confrontiamo il pre, rispetto al post, e questo è importante a fini prognostici per lo studio che si fa, diciamo, anche prendendo poi, gli esiti del trattamento chirurgico. Chiaramente quello che si è visto è che la risonanza magnetica ha cambiato tutto nello studio del tumore del carcinoma del retto. E purtroppo la risonanza magnetica non si può usare con la stessa efficacia a livello degli altri distretti e questo ci condiziona notevolmente. Rimane il fatto che utilizzando apparecchi ad alto campo, con ovviamente la possibilità di bloccare il movimento dell'intestino e quindi di usare il Buscopan per paralizzare tutto, si possono ottenere dei buoni risultati anche su altri distretti, però ovviamente non è la routine. Benissimo, allora direi che le relazioni sono state brillantissime, meno male che sono state appunto registrate, così fa bene a ciascuno di noi di andarle a risentire per valutare ogni singola parola, per tenere in conto ogni singola parola di quello che è stato detto in un'ora soltanto. Quindi io ringrazio i professori Bruno Biomonte Zobbe e il professore Luca Sabba per queste bellissime due relazioni e vi do l'appuntamento a lunedì. Ci vediamo lunedì a Novara con quel bellissimo corso che ha organizzato il professore Carriero sui sanguinamenti. Va bene? Grazie professore. Il professor Carriero mi ha anche detto di ricordare che poi mercoledì 27 si riprenderà con Specializziamoci Insieme con i professori Sconfienze e Guglielmi con i tumori dell'osso. Benissimo, benissimo. Grazie ai relatori, grazie Bruno, grazie Luca e alla prossima. Grazie Mariano.
Un saluto a Luca per l'ottima lezione, complimenti, molto molto didattica. E ci Grazie. vediamo prossimamente. Grazie Luca, Grazie grazie. Bruno, grazie Mariano. A presto. Un abbraccio a lunedì. Ciao. Ciao.